Marco Rossetti, un 51enne con problemi psichici e un passato di ricoveri, ha ucciso la madre 87enne Ornella a colpi di pistola nella loro casa a Senigallia, in provincia di Ancona. Nonostante gli fosse stato revocato il porto d'armi 2 anni fa, possedeva ancora l'arma con cui ha commesso il delitto. Dopo aver sparato alla madre nel tardo pomeriggio di lunedì 17 giugno, ha lasciato il corpo della donna sul balcone per oltre un'ora e si è barricato in casa. Intorno alle 19, i vicini allarmati dal colpo di pistola hanno chiamato le autorità. Poco dopo, lo stesso Rossetti ha telefonato a uno dei suoi fratelli confessando il gesto. Le forze dell'ordine hanno tentato di convincerlo a uscire per più di un'ora, ma senza successo. Alle 20:30 si è sentito un secondo sparo. Rossetti si era tolto la vita con la stessa pistola. Quando i carabinieri e il personale medico sono entrati, non c'era più nulla da fare per lui. Il sindaco di Senigallia ha definito la tragedia come un evento che ha lasciato la comunità sotto shock. Ora l'inchiesta della magistratura dovrà fare luce sull'esatta dinamica dei fatti e sul motivo per cui Rossetti possedesse ancora un'arma nonostante la revoca del porto d'armi. Il 51enne era noto per la sua passione per le armi da fuoco e da taglio, spesso mostrate sui social.